Giunsi nella casa che era stata dei miei nonni intorno a mezzanotte. Continuava a piovere. Le strade erano soffuse di nebbia ed ero gelata. Pensavo già a un bagno caldo, una tazza di latte, un sonno ristoratore. Quando dalla strada qualcuno mi chiamò. Mi voltai di scatto, ma subito pensai che la casa era deserta e così pure la strada. Però il mio nome qualcuno l'aveva detto. Posai la borsa sul tavolo e tornai indietro. La voce ancora mi chiamava. Era familiare e amatissima. Uscii così com'ero, scordandomi pure l'ombrello. Cercai di raggiungerla, donna Yolanda. Ma per quanto veloce potessi camminare, lei sempre mi precedeva di qualche passo. Pioveva piano adesso, un'acqua che il cielo sfarinava con mano indolente, ma la nebbia s'era infittita e quando giunsi nella piazza era così compatta che mi sembrò di nuotarci dentro. C'erano due lampioni lì che mandavano una luce fioca e due panchine abitate di giorno dai vecchi con la faccia al sole. La chiamai, ma lei non c'era più. Mi ritrovai sola, immersa nella nebbia, in un silenzio che mi parve stregato. Pensai di essermi inventata tutto e provai ad avviarmi verso la strada che mi riportava a casa.